Che c'è qua? Cosa mi è arrivato? Lo scopriamo dopo la sigla. Dunque, come sapete, collaboro con diversi canali, tra i quali il Graff. E siccome c'è una bella bella cosa che vogliamo preparare per voi, serviva la tavola Ouija. Io non ne ho mai avuta una. Ho sempre pensato di passarmi il tempo magari a farmela da me, ma non usandola sostanzialmente, non l'ho mai fatto. Ecco. Ma visto che serve, tanto vale, la prendo, no? È ovvio che la prendo. Andiamo bene! Però vorrei farvi riflettere su una piccola cosa. Piccola piccola. Sono una strega, non avevo la Ouija. Visto, no? Gli stereotipi. Può andare solo di tradizioni. Vabbè. Bando alle ciance, facciamo quest'unboxing. Anche perché voglio vederla. Ma c'è anche il dietro che è fighissimo! Bello! Ok, ok. Allora, prima cosa, questo, allora, ah sì, ne spiega la storia, in un certo senso, ed è interessante perché in questo caso si rifà a un'arte dell'antica Cina. Ora, io l'inglese lo capisco poco, ma giuro che provo a leggervelo. Sì, perché è davvero molto interessante e si rifà anche a quello che volevo dirvi molto in breve in questo video riguardo la tavola Ouija, dato che già ne ho parlato, però evidentemente le mie parole sono state fraintese e quindi lo rispiego brevemente. Tutto il resto è messo lì. Questa è la planchette. Ma che bella! C'è pure il cane che mi guarda sconvolto. Settino, tranquillo, mamma sta bene. John Cena! Dunque, questo è il dietro. Voi avete già visto il davanti. Io il davanti lo sto vedendo ora ed è una figata. Vi leggo il dietro, ok? Allora, prega per te stesso e non entrare qui. Ma se lo farai, ricordati che ti amo. Forse è una strana cosa, ma non avere paura. Non cadere
e non perdere la gentilezza e ringrazia sempre. Ok, più o meno dovrebbe essere questo. E qua, vabbè, sì, il disegno è qualcosa di spettacolare, certo. Bellissimo, proprio bellissima. Ecco. E ovviamente la scarto, no? Che faccio? Non la scarto, dov'è? Ah, eccolo qua. Carina, completa, che dolce, così, yeah! Ma che bella! L'ho presa da Amazon comunque, come si era capito, no? Perciò non so se anche voi la voleste prendere, insomma, la trovate su Amazon. Chi di voi non se l'è visto, vada a riprendere, a rivedere il video su Luigia che già avevo fatto. Quello che io spiegai all'epoca è che in realtà di questa tavola non c'è da avere paura. In primis perché in realtà è una versione leggermente diversa e più suggestiva rispetto alla scrittura automatica. E questo lo dissi e lo spiegai. In secundis, perché poi fu fatta diventare un gioco. Non mi ricordo se fu stessa la Hasbro a metterlo come gioco, ma era un gioco per bambini con delle regole. Le stesse regole che praticamente ci sono qui in inglese. E sono tra l'altro quelle che avete anche visto nei film o sentito dalla cultura popolare, perché non parliamo di una vera e propria tradizione qua. È una cosa molto recente, ok? Ma molto, molto recente. Quindi, però è entrata grazie alla sua suggestione e al tipo di gioco, in questo caso un gioco horror, molto nella mentalità delle persone, specie quelle che erano già mamme pancine all'epoca senza sapere di avere questo titolo, o bigotte. Perché questo? È chiaro che un gioco del genere, soprattutto in un periodo in cui c'è ancora molto accanimento, c'è ancora ad oggi, ma inizia a diventare più raro. Però c'è molto accanimento dal punto di vista bigotto o proteggiamo il bambino da qualsiasi cosa possa essere quello, che ci si dimentica di quello che ho spiegato nel terzo canale sul video Orrido e Psiche perché piace. Perché in realtà si è attratti in un certo senso, ma sempre là siamo. C'è la normalità e il patologico. Basta distinguere le due cose. Ok? Basta questo. Fatto sta che appunto hanno demonizzato la cosa e quelle che erano le streghe dell'epoca hanno iniziato ad usarla. Alcune di loro, riferendo che si trovavano molto meglio con la tavola Ouija, che non con la scrittura automatica, che era la classica usata fino a quel momento, o la divinazione con le rune, o la divinazione con la fiamma. E questo perché? Perché le pratiche cambiano anche a seconda di come cambia il periodo storico. Sono cose che già vi ho spiegato. Però addirittura qui lo spiega in un'altra maniera ancora, ovvero il senso è sempre quello, però, visto? Non è che vi sto dicendo le cazzate, la storia è quella. Se poi però una vuole fare il lato più mistico e prenderla come non un gioco o come una tavola che è stata sfruttata quando ancora l'Oculus e altri strumenti del genere non erano stati inventati per permettere a paraplegici e vegetali di poter comunicare, purtroppo lo so, me lo dicevano tempo fa anche altre persone. Ah, Iside, tu levi tutto il divertimento. Allora, se noi dobbiamo parlare di magia in modo più concreto, in modo serio, e allora si devono dire cose come stanno. Se poi tu vuoi andare di suggestione e di fantasia, tanto per crearti le tue storielle, sì, sto parlando del gruppo quello là, là c'è il demone, l'ho beccato, l'ho ucciso, ah no, attenzione, mi ha preso. Quel gruppo là, ecco. Se volete far parte di quel gruppo,
Fatelo, ma professarvi streghe è un insulto per chi lo è davvero. Ok? La tavola Ouija non è nulla di misterioso. Semplicemente, al giorno d'oggi, essendo che è bella effettivamente, crea quella suggestione particolare, viene meglio usarla per alcuni. Ad altri continua a piacere a utilizzare e continuare ad usare la scrittura automatica. Perché si ritorna sempre a quel discorso, se a chi sta facendo la cosa, l'operatore, ok? Si sente più sicuro e si trova meglio con un oggetto piuttosto che senza l'utilizzo di nessuno strumento, bene. Ma se avesse abbastanza sicurezza in se stesso da non avere bisogno dello strumento, ce la farebbe senza nulla. Se c'è una presenza, l'avvertirebbe. Se vuole parlare questa presenza, ce la farebbe. Sempre, ovviamente, parlando del lato magico che ha accettato e affermato queste cose. Dal lato scientifico sappiamo perfettamente che non è così. Non ci sono prove concrete. Però, alcune volte, parlare da soli o credere che si stia parlando con qualcun altro o l'amico immaginario, per esempio, non è una cosa da pazzi. È normale, fino a quando non si assubentrano altri elementi per i quali si sfocia appunto nello psicologico, nel patologico, e quindi in quel caso serve lo psicologo, la dislessia. Però non è divertente quante cose ti fa dire. Quindi, bando alle ciance, provo a tradurvi velocemente qui. Storia. Allora, la prima volta che è stata menzionata questo tipo di metodologia di scrittura automatica, anche se si riferisce a Luigia, che però così non è, e poi è un'altra cosa, però vedete che torna quello che vi stavo dicendo, si usava in Cina una cosa molto similare chiamata tavola parlante, quindi questa, che consisteva in un fuji, ovvero la planchette per scrivere, questa qua, che veniva usata per scrivere contattando i morti, quindi quello che i morti dicevano. E c'erano metodi similari di scrittura spiritica praticata anche nell'antica Grecia, Roma, India e nel Medioevo europeo. Va bene chiamarla così, ma è chiaro che una la vuole discutere e ovviamente raccontare sempre da quel lato mistico. La realtà resta quella. Si usava l'Ouija o le rune, sì, l'Ouija, scusatemi, la scrittura automatica o le rune o il fuoco o le ossa, il metodo più antico, ossa e fuoco, non dimenticatele. Poi è diventato un giocattolo nell'ultimo periodo del XIX secolo. E Elia Bondo e Charles Kennard hanno ideato questa tipo di tipologia di planchette che conosciamo noi oggi, quindi col buco a centro e tutto il resto, e ne hanno fatto una tavola a cui hanno stampato alfabeto, numeri, sì, no e goodbye, chiamandola Ouija, e per la prima volta fu introdotta nel 1901. Che in effetti ora siamo nel 2022, quindi mamma mia com'è passato il tempo. E a pensare che la mia bisnonna ha avuto il suo primo figlio nel 1890, credo. Perché poi questo figlio andò nella prima guerra mondiale. L'ultima dei figli è la mia nonna, la madre di mia mamma. È viva! Questa tavola, appunto, diventò molto popolare e accettata nell'etimologia come nome, in una combinazione tra il sì francese, oui, e il sì
tedesco. E questa è la storia. Quali furono le regole? Bisogna creare un ambiente, quindi invitare degli amici, avere ovviamente la planchetta al centro, tutti devono, i partecipanti per entrare nel gioco devono poggiare la mano sulla planchetta, bisogna essere pazienti, fare delle domande e cominciare dalla lettera G. Quindi bisogna essere posizionati sulla lettera G. Bisogna essere concentrati per avere il massimo del risultato e per chiudere il cerchio bisogna mettere la planchetta su goodbye. Se eventualmente siete riusciti a contattare lo spirito e questo vi dice no, non voglio farvi uscire, non vi fa andare su goodbye, il gioco resta aperto, non dovete levare le dita perché se levate le dita e rompete il cerchio, lo spirito inizierà a infestare la vostra casa, la vostra tavola Ouija, queste cose qua. Prima di chiudere il gioco la planchetta dovrebbe fare una figura d'otto. Nel fare questa figura d'otto dovrebbe passare dalla A alla Z al goodbye. Chiuderla così praticamente. Quindi 0 e goodbye. Qua spiega appunto secondo le regole del gioco. E insomma, quello che insomma, ho appena finito di dirvi sostanzialmente. Quindi... questo è il modo in cui si gioca e si continua a ripetere appunto la parola gioco. Ma come per la storia dei tarocchi, casomai recuperate il video, ci sono sì delle regole, ma poi tutto dipende dall'operatore e nasce come gioco. Ma questo non significa che se qualcuno si trova bene non lo può usare anche come metodo divinatorio. Perché chiariamoci, in sostanza, che cos'è un metodo divinatorio? È quel qualcosa che riesce a crearti quella pace sensoriale al punto tale da riuscire a connetterti, empatizzare con ciò che ti circonda e ottenere così delle risposte. Quindi anche la meditazione è una pratica divinatoria. Anche il farci la doccia. Una bella cagata, quella non manca mai. Prima di andare a dormire, quando ci vengono quei pensieri che poi purtroppo il mattino dopo ce li dimentichiamo puntualmente, che però potevano essere l'invenzione del secolo. Quindi, anche lì, metodo divinatorio ti sa di qualcosa di aulico, di potente. E sei suggestionato a crederci di più. O quantomeno ne sei influenzato al punto tale da riuscire ad ottenere effettivamente la risposta che vuoi ottenere. Però vi ho fatto l'unboxing, vi ho parlato di nuovo di tutto questo cercando appunto di spiegarlo al meglio, vi ho letto le regole del manuale, quindi non potete dirmi non è così. Quelli che hanno scritto in questa maniera, non volendo capire, volendo appunto lasciare la cosa sul... ho visto il demone! Chiaramente, proviamo anche a farla adesso. Quindi, posiziono la planchetta sulla G, ci metterò le mani, ma... cambio visuale per farvi vedere la tavola, chiaramente, no? Non vi serve vedere me. A parte il ronzio delle api, c'è qualcuno, qualche spirito, qualche entità che vuole comunicare?
Provo a fare una cosa. Come saprete, io ho un padre spirituale. Provo a chiamare lui, ma penso che mi guarderà malissimo. Allora, papà? Papà, puoi darmi retta un attimo? Pa, dai, ho comprato la tavola Ouija, vieni a giocare con me. Dai. Sì, ho comprato la tavola Ouija, devi muovere la planchetta nelle parole che mi vuoi dire. Ci stai? Sì, lo so, dai, ci stai o no? Proprio serio? Ti adoro, papà. Ok, che ne so? C'è qualcosa che vorresti dirmi? Non a voce, non a voce, muovi la planchetta. Sei cosa sei? No, papà, non è giusto, non continuo. M A. Vediamo se te lo dico io che sei scemo. Tu guarda che cosa. Ah, vai a papà. Lo so. No, non sono scema, è una prova. Va bene. Va bene, va bene. Te ne vuoi andare? Vattene. Però sei scemo tu. Dobbiamo salutare. E non mi dire che palle. Goodbye. Ecco, lo sapevo che mi faceva fare una figuraccia. Quanto mi vuole bene. Sono scema. E sono scema. Settino, tua mamma è scema, ma tu sei bestia. Di essere comunque sempre là siamo. Se una si trova bene così. Ci sono anche, sempre parlando delle credenze magiche, ok? Ripeto, scientificamente non è provato, io stessa indago ulteriormente, anche se è vero se mio padre spirituale è mio padre spirituale o è la mia coscienza, il mio inconscio che mi dice le cose, quindi in un certo senso mi accappo col mio inconscio, ma ancora questo non rientra nel patologico. Quindi, queste sono le mie indagini, ma ognuno di voi, sapete, può avere il suo percorso e quindi sviluppare le proprie credenze. E crederci o meno. Liberissimo. Intanto mi ha salutato dopo avermi detto sei scemo e facendo una cosa di manco mezzo minuto. Però l'abbiamo usata. Spero che non ci sia stato qualche alterazione nel video, perché se c'è stata qualche alterazione allora tutti dicono ha richiamato per davvero l'entità, hai visto? Senza capire. Quindi speriamo che questo fluttuamento, perché comunque è sempre un fluttuamento energetico, anche ammesso che fosse appunto il parlare con l'inconscio,
non abbia dato problemi alla telecamera. Il cellulare si sta scaricando, quindi direi che per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, che vogliate condividere, commentare, lasciare un like, insomma. E noi ci vediamo al prossimo video. No, non è vero, sto scherzando, siamo sul canale Siete Strega, com'è che vi saluto io? Buon percorso a tutti! Se volete l'Ouija nei commenti vi do, anzi questo tipo di Ouija nei commenti vi do il link a Amazon dal quale l'ho preso, ok? Ciao!